Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi, e dove oggi parleremo di acquisizioni tecnologiche. Il 2020 sappiamo che, insomma, per gli agenti immobiliari e per il settore immobiliare è stato un anno proprio all'insegna dell'accelerazione da un punto di vista digitale e tecnologico. Abbiamo assistito a tante acquisizioni da parte di portali immobiliari, software house e quant'altro, e qui in studio oggi allo Sgabello abbiamo l'ultimo caso eclatante, emblematico. Infatti abbiamo Victor Ranieri, country manager di Casaro, il primo instant buyer italiano, che ha acquisito Realistico, e quindi abbiamo qui Edoardo Ribichesu, founder di questa startup, ormai una startup che ha 5 anni di vita, specializzata nelle visite virtuali. Quindi, insomma, partiamo subito con le domande, cerchiamo un po' di capire le dinamiche dietro a questa acquisizione e soprattutto se cambierà qualcosa per gli agenti immobiliari. Allora, insomma, Victor, questa acquisizione arriva in un momento di grande concitazione nel settore. È un caso oppure c'è dietro qualcos'altro? Cioè, la prima di un'acquisizione, che tutte queste acquisizioni arrivano proprio in questi mesi, mi fa pensare ad un grande disegno. Ecco, chi è il burattinaio? Cosa ci racconti? Intanto grazie per l'invito, Gerardo. Grazie, è sempre un piacere essere qui insieme a Edoardo, che adesso fa parte della famiglia di Casavo, e siamo davvero molto molto contenti. Ma per quanto riguarda queste acquisizioni, penso non sia un caso, ma sia sicuramente parte di un fermento generale nel mercato immobiliare residenziale. È un ottimo segno, secondo me, perché comunque conferma che c'è fermento e c'è ancora terreno fertile da coltivare anche in Italia. Quindi per noi operatori comunque attivi in Italia sicuramente è un ottimo segno. Conferma tra l'altro un approccio, secondo me, che noi abbiamo sempre inseguito fin dal giorno zero, quindi un approccio al mercato immobiliare residenziale data driven e digitale. Data driven perché le piattaforme comunque sono dei grandi aggregatori di dati, e sappiamo tutti che i dati hanno comunque un grande valore al giorno d'oggi, soprattutto per riconoscere in anticipo anche trend di mercato, perché chiaramente i dati ufficiali dei vari osservatori eccetera comunque arrivano sempre con un time lag abbastanza, diciamo, di medio termine. Invece i portali comunque sono il primo termometro, no, di un mercato immobiliare, quindi sicuramente un approccio molto data driven e digitale, perché questo periodo non ha fatto altro che accelerare sicuramente la digitalizzazione del mercato immobiliare, e questo secondo me è un altro passo verso quella direzione. Guarda, sono d'accordo con te, il momento secondo me è giusto, anche perché in Italia, insomma, l'ecosistema tecnologico legato all'immobiliare credo che sia tutto sommato ancora molto molto fragile, quindi qualcuno ha un po' storto il naso rispetto a queste acquisizioni. Io dico meno male che sono arrivate, perché sì, almeno, insomma, abbiamo dei grandi player anche europei che portano grandi capitali, in qualche modo, insomma, vanno a muovere un po' quello che è il laghetto calmo e tranquillo tipico, insomma, della nostra nazione. Concordo. Bene. Edoardo, allora, cosa significa questa acquisizione per l'agente immobiliare? Insomma, cambierà qualcosa? Beh, intanto rassicuriamo un pochino le persone che conoscono Realistico, che hanno dato fiducia a Realistico in questi anni. Il servizio non cambia di per sé, rimane il servizio che tutti conoscono, che serve alle agenzie, che in questo momento dà all'agenzia delle possibilità in più, la possibilità di creare visite virtuali con estrema facilità, che è da sempre il nostro obiettivo. Si va a inserire però dentro un'offerta di servizi che Casavo pensa per le agenzie. Quindi, come dire, a tutti gli effetti vediamo grandi vantaggi in arrivo, lì ci stiamo ancora lavorando, ovviamente, siamo veramente a una fase iniziale. Però quello che fa Realistico da sempre è dare uno strumento alle agenzie. Lavorando con Casavo possiamo pensare, disegnare, progettare servizi sempre più utili per l'agenzia, perché alla fine, Victor lo sa bene e so che lo ripete spesso, il funzionamento stesso di un instant buyer è insieme, è inclusivo dell'agenzia. Instant buyer e agenzia lavorano sempre insieme, e in questo Realistico offre dei servizi all'interno di questa collaborazione che avviene tra instant buyer e agenzia. Ovviamente tutti gli utenti, tutti i clienti di Realistico, che siano in una città target di Casavo o che non lo siano, continueranno ad avere sempre lo stesso servizio. Ok, quindi, insomma, rassicuriamo i vari clienti, i siti restano, le società pure,
il servizio sicuramente quello, i prezzi non saliranno, perfetto, anzi, io credo che questa, diciamo, inclusione in qualche modo offrirà anche al Realistico più spazio operativo e anche economico, insomma, da investire, certo, in ricerca e sviluppo. Prima di soffermarmi un attimo alla relazione tra Casavo e gli agenti immobiliari, a Victor vorrei chiedere una cosa in relazione ad un trend, ho preso nota, no? Allora, ho letto che Open Door e Zillow, che sono, insomma, certo, Zillow è il portale, ma ha la sua offerta da in standby. Open Door, ricordiamo, insomma, hanno incamerato più di 1 miliardo di dollari, insomma, di finanziamenti proprio negli stand buying. La tendenza qual è? È di ridurre ancora i loro margini operativi e ultimamente stanno ritoccando anche le commissioni agli agenti immobiliari. Insomma, dal 3 siamo passati a 2,5, adesso siamo al 2,25. Insomma, la direzione è un po' verso un assottigliamento dei margini, sia operativi diretti, sia invece per quanto riguarda l'ecosistema della mediazione. Come vedi questa cosa e quali sono dei trend rilevanti legati proprio all'instant buyer, certo, per il 2020? Sì. No, partiamo dalla prima parte, quindi Open Door e Zillow. Diciamo che fin dall'inizio, fino a quando sono nati, comunque il mercato degli iBuyer in America è sempre stato fisiologicamente diverso dal mercato iBuyer, diciamo, italiano, europeo, per proprio la morfologia e lo stock immobiliare americano. Quindi il loro business è basato sostanzialmente e prevalentemente sul puro flipping, quindi sì, di fisiologicamente margini molto ridotti, ma volumi enormi. Velocità, okay, volumi enormi, mercato enorme. Tra l'altro poi Zillow, come hai già detto tu, ha un core business ulteriore, quindi diciamo puntano anche molto su quello, hanno aggiunto il servizio di instant buyer proprio perché è molto sinergico, e Open Door, per scalare, sappiamo che adesso si quoterà anche in borsa, sta offrendo sempre più servizi ancillari anche. Detto questo, penso che trend iBuyer 2020, parlo Italia, Spagna, dove siamo operativi noi, penso che questa crisi, questa contingenza di mercato abbia evidenziato ancora di più, no, i vantaggi di un iBuyer. Quindi un iBuyer ha molteplici benefit, che sono quelli standard che conosciamo, quindi la velocità, la certezza di chiudere un'operazione immobiliare in tempi molto brevi a un prezzo equo, certo, ma anche, diciamo, dei vantaggi, dicevo prima, collaterali, che sono stati accentuati da questa crisi. Prima di tutto, leggevo proprio un articolo, anche un report di casa Doxa, c'è stato un notevole incremento di chi vuole cambiare casa, quindi un incremento significativo rispetto al 2019, e un instant buyer facilita il cambio casa, perché puoi eventualmente eseguire un cambio casa anche contestuale, certo, okay? Permutando eventualmente anche il vecchio immobile. Sempre su questo report leggevo che c'è stato anche un incremento notevole di chi cerca proprio un edificio, un appartamento riqualificato. Casavo offre comunque appartamenti in linea con le esigenze di oggi, quindi appartamenti con tutti i comfort che cerchiamo oggi, proprio perché sappiamo che la casa non è più solo un posto dove starci la notte, ma anche lavorarci, viverci. Ma anche di giorno. Esatto, adesso esatto, anche di giorno, esatto, certo. Poi sicuramente abbiamo una capacità significativa proprio per l'approccio iniziale che dicevo, basato sui dati, di prezzare in modo molto dinamico le nostre operazioni, i nostri immobili, quindi sia in entrata che in uscita, quindi una capacità di pricing molto dinamica. Chiudo con l'ultimo punto, ed è quello più generale. Offriamo un'esperienza all'utente quasi completamente digitale, offriamo anche ai partner, agenzie immobiliari, un prodotto tecnologico a tutto tondo. Questa fase ha accelerato la digitalizzazione, quindi per noi è solo che un grande vantaggio. Certo. Ricordiamo per gli agenti immobiliari, quindi, che Casavo resta comunque il cliente acquirente numero uno, insomma, da coinvolgere, quindi, insomma, anche se il mercato dovesse in qualche modo rallentare, sapete che avete sempre, insomma, un partner a cui appoggiarvi per una valutazione anche, esatto, per vendere velocemente l'immobile. Voglio ricordare anche l'iniziativa che avete aperto qualche mese fa, quindi la possibilità agli agenti immobiliari di caricare sul sito di Casavo anche gli immobili. Non è un portale di annunci immobiliari, ma
Ma rientra un po' in un progetto più ampio a 360 gradi, che è, diciamo, la nostra piattaforma tecnologica per gli agenti immobiliari, piattaforma che si chiama Doris e che permette agli agenti immobiliari di entrare proprio nell'ecosistema della tech offer di Casavo, arricchita ovviamente molto dall'acquisizione anche di Realistico. E da questa piattaforma tecnologica si possono fare varie cose. La prima cosa è segnalare, appunto, come dicevi tu, o eventuali opportunità di acquisizione da parte di Casavo. Due, pubblicare annunci sulla nostra piattaforma di annunci, diciamo che è una piattaforma di annunci, passami il termine, di nicchia, solo per le città in cui siamo operativi, sì. Completamente. Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Verona. Preparato. Completamente gratuita e si contraddistingue un po' per la qualità degli annunci, perché sono verificati, diciamo, da noi internamente. Tra l'altro poi di recente ci siamo integrati anche con Gestime e Miogest, quindi chi usa questi gestionali può facilmente pubblicarci. Fantastico, esatto. Bene. Il nome Doris, chi lo ha scelto? Il perché, nome Doris? Perché non Franco, per esempio? Perché la nostra, la prima dipendente di Casavo nella funzione Customer Care si chiama Doris. E quindi bellissimo. Questo è gli altri sistemi si chiamano Alfredo, Marco. Esatto, questo è backstage, vedi, la narrazione. Quindi Doris adesso avrà un significato in più, sì, ecco. Sì. Edoardo, allora, dati dalle immagini, no? Utili anche per la valutazione immobiliare automatica, come cambierà nei prossimi 5 anni quindi questo tipo di realtà, ecco, e come impatterà sul mercato immobiliare? Ma diciamo che gli AVM, quindi sistemi di valutazione che automatizzano la valutazione di un immobile, in realtà già da qualche tempo hanno fatto un pensiero sul fatto di dire le immagini, le fotografie, il contenuto visivo può funzionare come ulteriore fonte dati che va poi ad arricchire le altre basi dati che sappiamo essere comparabili, altre informazioni, dati demografici della zona e del contesto in cui l'immobile è inserito. Poterne valutare da un'immagine anche lo status, le condizioni o magari delle caratteristiche intrinseche che possono aumentare o abbassare il valore a seconda dei casi è un'opportunità. Opportunità che al momento quasi nessuna VM però è realmente in grado di utilizzare. Siamo, come dire, è un passo, stiamo dando un'occhiata un po' al futuro in questo senso. In realtà l'anno scorso già negli Stati Uniti Zestimate, parliamo sempre di Zillow, quindi stessa componente che si occupa, che è la VM del portale immobiliare Zillow, ha cominciato ad acquisire informazioni anche dalle fotografie degli annunci. Ovviamente l'incidenza di quelle informazioni sulla valutazione globale è probabilmente ancora veramente una piccolissima correzione del valore. Ma questo pian piano aumenterà e soprattutto consideriamo una cosa, e l'ha visto Casavo nei mesi scorsi durante il lockdown quando ha lanciato una app per banalmente mettere in contatto e fare una video visita tra virgolette dell'immobile. Quello è lo stesso principio, non automatizzato, ma comunque si creano dei processi che usano il contenuto visivo in diretta con un video, con una visita virtuale come nel nostro caso o con le semplici fotografie di un immobile, comunque per raggruppare dei dati in più e comunque per poter dare una valutazione migliore. Può essere manuale, può essere automatico, si andrà sempre più verso l'automatico. Ora siamo in una fase in cui è ancora molto manuale effettivamente quel tipo di valutazione. Certo. Ricordiamo il servizio di Realistico anche sugli immobili di nuova costruzione dove magari o in fase di ristrutturazione che sono difficili da presentare sia fotograficamente che attraverso una visita virtuale, cosa potete fare, ecco, in questo caso? Beh, l'esempio più classico di vedere questo è proprio vedere il sito di Casavo. Quando si guarda il sito di Casavo, tutte le visite virtuali Realistico che sono all'interno sono basate su render a 360 gradi. Quindi in realtà si riesce già a vedere l'immobile come sarà una volta finita la ristrutturazione e addirittura viene inserito all'interno un intero progetto di arredo. Quindi tutti i mobili, tutti i complementi d'arredo che sono all'interno sono effettivamente mobili reali, acquistabili potenzialmente, quindi fanno direttamente dalla visita? C'è un progetto anche su questo, okay. Adesso non svegliamo troppo, però si sta lavorando anche in quella direzione. Al momento, comunque, quando si guarda quel render, si ha già la certezza, c'è scritto, che tutto ciò che si vede all'interno è un componente di arredo o un complemento di arredo effettivo, da catalogo, acquistabile potenzialmente dal singolo produttore. Passo avanti. Allora, prima di parlare di servizi ancillari, è una domanda specifica su questo, ci racconti un attimo l'app e il concetto quindi di
video all'interno dell'appartamento. Insomma, questo proprietario lo fate lavorare. Esatto, un po' giusto, sì. È giusto. Insomma, se vuole chiudere in 30 giorni bisogna che faccia qualcosa anche. Quindi no, scarica l'app. Esatto. L'abbiamo lanciata durante il lockdown proprio perché vedevamo che comunque sia lato venditore che lato acquirente il processo decisionale non si era fermato del tutto, semplicemente era stato messo in stand-by per varie costrenze anche logistici. Abbiamo lanciato questa applicazione dove il consumatore e venditore la scarica sul proprio smartphone, gli viene fissato l'appuntamento e allora il giorno dell'appuntamento si collega con un membro del team Casavo per eseguire la videovisita sostanzialmente della propria casa. C'è una piattaforma, poi un'interfaccia dedicata per caricare post visita anche ulteriori foto degli affacci, planimetrie, certo, eccetera, eccetera. Dopodiché questo video viene direttamente salvato nel nostro database e noi siamo in grado di valutare comunque l'immobile anche nei suoi elementi qualitativi e appunto procedere col processo di valutazione e di offerta. Anche durante, per anche durante il lockdown di restrizione. Infatti abbiamo avuto un riscontro veramente ottimo. Abbiamo avuto un'adozione fino all'80% sul totale delle nostre visite. Caspita, no, questo è interessante, molto interessante. Servizi ancillari, dobbiamo aspettarci prima o poi che Casavo proponga anche il mutuo, cioè il credito immobiliare, visto che insomma comprate casa, certo, la vendete, la redate, da quello che ho percepito presto saranno acquistabili anche i mobili, c'è un tassello finale che magari arriva il cliente che dice ma io avrei bisogno anche di un mutuo, certo, arriverete anche lì? Allora, da offrire direttamente noi mutui no, stiamo già diciamo però offrendo un'attività di supporto, okay, quindi molto che comunque è già un grandissimo supporto per il cliente che nella richiesta di mutuo comunque si deve interfacciare con X parti, raccolta documentale eccetera, quindi abbiamo un team dedicato che ti supporta a te acquirente in tutta questa fase appunto di ricerca, di raccolta documentale, di semplificazione del processo di richiesta mutuo, quindi ci limitiamo a un'attività meramente di supporto e poi vari altri servizi ancillari che metteremo in campo anche adesso grazie all'acquisizione di Realistico. Ci abbiamo molti progetti interessanti. Quindi, insomma, in forno. C'è materiale che vuole entrare. C'è materiale. Bene. Allora, ricordiamo soltanto, per entrare in contatto con Casavo, sito web, sì, in camera? Sito web, social, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ok, cos'è? Casavo.com? Casavo.com. Casavo.com, molto semplice. C'è la possibilità di entrare in relazione. Assolutamente. Se si è poi un agente immobiliare, c'è una pagina dedicata agli agenti immobiliari. Okay. In alto a destra, sei un'agenzia. Perfetto, grazie. Grazie. Idem per Realistico, in camera facciamo questo appello ai nuovi visitatori. Per Realistico la cosa migliore, se si è un'agenzia, è provare il nostro servizio, quindi il sito è www.realisti.co e anche noi in alto a destra abbiamo prova gratuita, quindi il modo migliore per provare il nostro servizio. Perfetto, grazie mille quindi per questa news, questo racconto, vi inviterò ancora per insomma aggiornarci sull'andamento di questo matrimonio. Sì, adesso no, diciamo matrimonio è adozione, l'adozione. Esatto. È una fase un po' complicata anche per le varie restrizioni, ma stiamo cercando di conoscere anche il team di Realistico, includerlo proprio nel nostro team, quindi ci tengo a ringraziare Edoardo, Michele e tutto il team di di Realistico e poi anche lato Casavo, chi ha lavorato insomma dietro a questa acquisizione, ci tengo particolarmente a ringraziare insomma anche Giorgio Tinacci, il nostro amministratore delegato, Chiara Chimenti, che hanno lavorato a questa acquisizione. Insomma, c'è stato tanto lavoro, siamo molto contenti, abbiamo tanti progetti. Molto bene. Anche noi molto contenti, è stata, come dire, un'esperienza che si fa forse una volta nella vita, non lo so se succederà ancora, però si sono imparate tante cose ed è sicuramente una bella opportunità per il futuro. Tutto il team nostro è felicissimo di entrare a far parte della famiglia Casavo e tutto quello che si potrà costruire per il mercato saranno tutte cose nuove, tecnologiche, innovative e che potenzialmente porteranno dei miglioramenti nel mercato. Questo è quello che si spera. In primis per le agenzie immobiliari. Esatto, e poi comunque anche per il consumatore finale. Certo. Quanti siete in famiglia adesso? 170.
Compresi 15. Bene, dai. Grazie ancora. Grazie. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Al prossimo video. Ciao.